Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata fragola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, burro, zucchero, uovo, tuorlo, vanillina, lievito per dolci, sale. Per la crema, latte, zucchero, uova, amido di mais, vanillina, pasta di limone o scorza di limone e nuvolina che è facoltativa. Per decorare, fragole a fette, kiwi a fette, gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina, il burro, l'uovo e il tuorlo, la vanillina, il sale e un pizzico di lievito. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo per 30 minuti. Abbiamo lavato e asciugato il boccale. Prepariamo adesso la crema. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte. L'amido di mais, la pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone, le uova, la vanillina e la nuvolina che è facoltativa. E cuocere per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e lasciare raffreddare completamente a temperatura ambiente. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla, adesso la stenderemo tra 2 fogli di carta da forno. E posizionarla su uno stampo per crostate a forma di cuore da 25 cm. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Posizionare in frigo per 1/4 d'ora, 20 minuti circa. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20-25 minuti circa. La crostata è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuoverla dallo stampo e posizionare su un piatto da portata. Posizionare sopra la crema. E livellare bene. Decorare con le fragole, i kiwi e le gocce di cioccolato.
Decorare con gelatina e riporre per 2 ore in frigorifero prima di servire. Crostata fragola. Grazie e alla prossima ricetta!